Ricordate la prima puntata dell'Isola dei Famosi di ieri sera, lunedì 8 aprile? Ebbene, la 18ª stagione è partita con una sorpresa da urlo. Un ritiro immediato che ha lasciato tutti a bocca aperta. Chi è uscito dall'Isola dei Famosi ieri sera? Il Survivor Show del Canale 5 è un pilastro della TV italiana. Un programma che ci ha abituato a colpi di scena e situazioni limite. Ma questa volta il reality ci ha sorpresi prima ancora di entrare nel vivo. Non è solo una gara di sopravvivenza, è un viaggio nel profondo delle dinamiche umane, tra alleanze, rivalità e scontri. Diciamolo, da quando nel 2003 questo reality ha fatto la sua comparsa sugli schermi, ha tenuto incollati milioni di italiani. E quest'anno, la novità bomba è il cambio al vertice. Addio Ilary Blasi, benvenuta Vladimir Luxuria. E come in ogni edizione che si rispetti, subito un fulmine a ciel sereno. Un abbandono che ha gelato tutti. La nostra curiosità è alle stelle. Chi sarà? Che cosa sarà successo? La prima serata ha portato con sé questa notizia inattesa. Una dei concorrenti ha dovuto dire addio all'isola ancora prima di iniziare. I fan sono sotto shock, perché il desiderio di vederla in azione era altissimo. E ora, rimane solo il rimpianto per un'avventura mancata. Cos'è successo davvero? La concorrente in questione ha alzato bandiera bianca ancor prima di iniziare. Si dice che un improvviso malanno l'abbia costretta a rinunciare. Purtroppo non sarà con noi, ha detto Luxuria. La delusione è tanta, e non solo tra il pubblico. Parliamo di Tonia Romano, pronta a lasciare il segno ma fermata da un ostacolo inaspettato. Ex vigile del fuoco e viso noto della TV, Tonia è una di quelle persone che sui social non passano inosservate, sempre pronta a condividere momenti di vita e sprazzi di entusiasmo. Il suo video prepartenza ha fatto il giro del web. Una promessa di determinazione e grinta. Peccato che la salute non abbia giocato a suo favore. Salute. Questa sconosciuta che a volte ci mette i bastoni tra le ruote. Alla fine, quello che rimane è un addio anticipato a Tonia, che ha dovuto rinunciare all'Isola dei Famosi. La conduttrice ha espresso parole di incoraggiamento e un augurio sincero di pronta guarigione. La salutiamo anche noi, sperando che si riprenda in fretta. L'avventura dell'isola prosegue, ma il pensiero va a chi ha dovuto dire no. Un inizio con un vuoto inaspettato, ma lo spettacolo deve andare avanti. E noi, non vediamo l'ora di scoprire cosa riserverà il prossimo episodio.